Ciao a tutti, io sono Valentina. Io sono Gabriele. E benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi andiamo a mangiare sushi finalmente, dopo la bellezza di 6 mesi, almeno. Una cosa del genere. Allora, volevo andarci solo con Gabriele, però c'è un nostro amico che ce l'ha chiesto da tantissimo tempo e quindi raggiungiamo questo nostro amico direttamente in Piazza Carducci e poi andiamo a mangiare sushi finalmente. Non vedevo l'ora, era da tantissimo tempo. Vermole. Esatto. Sì, tanto per passare una giornata diversa. E poi il sushi non fa mai male, giusto? Giustissimo. È un po' scazzato oggi, però vabbè. Niente, allora, quindi un po' stanchino, però fortunatamente oggi è una bella giornata, ma non fa eccessivamente caldo, si sta anche abbastanza arreggiati, quindi direi che è perfetto. Allora, quindi adesso raggiungiamo il nostro amico, così poi andiamo a mangiare il sushi. E poi, non lo so, vedremo il da farsi più tardi. Quindi, ci vediamo dopo. Grazie. Questo cosa sarà? Quelli involtini. Vabbè, se volete prendete. Com'è il sashimi, amore? Troppo buono. Dai. Dai. Sì, un pezzo di avocado. Yummy. A me non piace il sashimi. Questi cosa sono? Spicy. Salmone e avocado piccante. Io inizio con gli involtini primavera con la salsa agrodolce. Spicy chicken per gli occhi. Salmone. Cosa sei? Spicy salmon. Difficile stare al mondo. Ma quelle sopra cosa sono? Tipo cipolline? Amore? Sì. Sì. Tartar di salmone. Non è male. Invece quella è la zuppa di miso. Con dentro i raviolini. Perché ci messi i ravioli? Così prendono un sacco di gusto. Questi sono? Io mi scordato di metterli. Allora, finalmente sono arrivati i miei tiger roll. Giuro, quello che preferisco. Grazie. Grazie. La perfezione. Io mangio, mangio. Buonissimi. Mangio una cosa negra. Oh, vero. Mm. Ma meglio la tua prima di scombussione. Con le mani. Male. Le maniere. Buonissimo. Io l'unico sushi che mangio è qua. In questo ristorante al Cataraja di Piazza Carducci, perché fa del sushi troppo buono. E poi fa questo qua, questo tiger roll, che non lo fa da nessun'altra parte ed è buonissimo. Allora, il tiger roll ha dentro il gambretto, poi la verza e infine la fettina di salmone, bellissimo, con tutte queste salsine. Questo è il mio sushi preferito in assoluto. Sushi flambé. E questo è sempre flambé, ma con le cipolle. Un altro sushi flambé, quanti ne hai presi? Io 3. Non lasciare i miei tiger roll. Non abbiamo ordinato 5. Ah, no, quelli sono tuoi. Val non ce la fa più. No, basta riso. Io prendo ciò che mi spetta. Non te li prendi tutti, eh? Passi, se è possibile che vuoi. Cosa guardi, scusa? Ha seguito le ricomiette di Giacomo.
Cioè loro continuano a mangiare come se non ci fosse un domani. Cosa c'è? Porro? No. Cipollotto cocco. Che schifo. Buonissimo. Il tofu. Poi Val si è ancora preso del pollo con cipolle e peperoni. È piccante. Non l'ho perso il piatto. Penso di sì. E il pane cinese. Continuano a mangiare come dei maiali. Cioè, guarda, guarda, guarda cosa hai fatto. Il macello. E dopo il gelatino. Gelatino e birretta, un pochissimo. Birretta. Abbiamo due domande. No, mi sembra che sia male. Sicurezza 12 gradi. È una lattina di 500 cl da 12 gradi. È bello che sei. Allora, voi dovete capire che Gab mi ha chiesto di finire del sushi perché non ce la faceva più. Ha mangiato veramente troppo. E continua a mangiare, continua a mangiare. Adesso è più affollato di quando siamo arrivati, però vi dico solo che ogni volta che si avvicina una cameriera da noi, cioè, la gente ci guarda. La gente ci guarda. Perché continuano a mangiare come se non ci fosse un domani. E la cosa mette anche abbastanza in imbarazzo, perché ogni volta guardano loro due che continuano a mangiare. Perché io alla fine ho mangiato 3 tiger roll e 6 pezzettini di sushi flambè, perché io di solito mangio solo quello quando vengo qua al sushi. Poi ho dovuto finire però 8 pezzi di tiger roll di Gab, perché non ce la faceva più. Anch'io ho contribuito. È vero, anche Val ha contribuito a questo. Comunque, adesso vorranno ancora mangiare qualcosa, perché Gab prima si è preso l'anguria e l'ananas per spezzare. Questa è la terza zuppa di miso che si mangia. La terza zuppa. Ecco, adesso si partono con l'ordinare dolci su dolci su dolci. Vediamo che cosa ne uscirà fuori. 100 coltelli e forchette. Volevano inviare 100 coltelli e forchette come ordine sul tab, perché c'è un tab dove tu devi ordinare. Facciamo? No! Ma cosa? Ne ordino una per mangiare. Oh mio Dio. Se ti vai indietro? No, io non. No, assolutamente no. Ne ordino una, vorrei. Ma no, ma perché? Per mangiare questo. Non ci posso credere. Cosa? Lasciamo mangiare il pollo con le bacchette? Cioè, questo è giusto lo sfiz di... Vabbè, adesso poi vediamo che ordinano decina di... Che dolci decidono di ordinare. Io poi... nessuno, perché voglio il gelato. Gabbo vuole andare a prendere il suo gelato. Che sai cos'è? Quando Gabbo ha fame. Ha fame. Andiamo al ristorante cinese e ordiniamo 100 coltelli e 100 pulsi. Per metterlo lì come icona del, come titolo del video. Sì, tante persone cliccano. Sarebbe un'idea carina. A voi interesserebbe tipo un video del genere con tipo una challenge strana? Ovviamente lo farebbe Gabriele. Andiamo insieme, però. Fateci sapere giù sotto nei commenti se l'idea è di Val. Però io direi, visto che è stato Val a proporlo, ci sarà anche Val. Quindi non lo so. Volevo lo yogurt comunque. Diteci sotto nei commenti se vi farebbe, se vi interesserebbe vedere una cosa del genere con qualche cosa strana da fare. Grazie. E alla fine Val davvero si è fatto portare le posate, ragazzi. Si è fatto portare le posate. Oh mio Dio. Vabbè, non ci credo. Comunque, diteci sotto se l'idea di Val vi piace. Diteci. Ed eventualmente potete, consigliateci voi qualche challenge, però non troppo, qualcosa che sia fattibile, perché io non sono il tipo di persona che fa ste cose, sinceramente mi vergogno alquanto. Però vabbè, adesso aspettiamo che Val finisca di mangiare il suo pollo e poi vediamo cosa fare, che devono ordinarsi il dolce, che poi si deve prendere il gelato, vediamo un po'. Mi sono ordinati i mochi al vapore. Ma perché? Perché ho ancora uno spazzetto per i mochi, sono buoni, li trovo solo qua. Capito? È una tragedia ogni volta che veniamo al sushi. Sono quelli fatti. Cheese!
cheesecake. Cos'è la fragola tipo? La cheesecake, la fragola. La faccia desolata. Amore, sembri triste. Ti prego, ho bisogno di sdraiarmi. Ok, io ho preso la grappa di ginseng. Vale, Gabbo, la... La? Grappa di rosa. Quanti di rosa? Era quella? Cosa? La grappa. Tua. Questa qua, 35. Questa, 54. Com'è? Com'è buono? È come gelato? No, però si sente l'alcol. Arriva forte. Invece mi sono presa anche il caffè a ginseng. Scolto. Aspetta, riprendici nello scolto. Certo. Aspettate, ok. Ok, amore, tutto bene? Aspetta, sta scendendo. Adesso mi prendo prima il caffè. Se non si inizia, inizia a salire adesso. Inizia a salire la botta. No, botta no, non credo. Tutto il calore che inizia a scendere giù dallo stomaco, inizia a salire poi su tutta la testa. Dico, secondo te è un po' di un po' brillo che senti con questo? No. Però 54% di volume. Quanto ci sarà qui di questo? Il caffè al ginseng è il mio preferito. 20 millilitri. Però la grappa al ginseng non l'ho mai provata, ma dopo la proviamo. 20 millilitri di 12, 12, cosa hai detto che era 20? Sì. Al momento è la verità. Sono tipo di radice. Sì, ma proprio l'odore, senti. Ah, oh, sì. Senti, Val. È strano. Sa proprio di... Di radice? Sì. Tutto in uno. Eh sì. Che schifo. Beh, perché non si è fatto tutto. Sembra di mangiare terra. Giuro, mai più berrò sta cosa. Non ci sta. Più il condensatore. Ve l'ho detto che faceva. Sanità, l'ho detto. Ho anche finito tutto l'acqua. Ah no, ne ho ancora un po'. No, mai più una cosa del genere. Mi piace il caffè al ginseng, ma... Ok, adesso... Vedi, adesso basta. Come dolce? Ma che dici? Ok. Ok, adesso allora abbiamo preso il caffè, abbiamo preso l'amaro, quindi adesso ci possiamo anche alzare, perché... Che ore sono? Le due. Le due, noi siamo arrivati a mezzogiorno, per dirvi. Ce la siamo presi veramente molto con comoda. Con comodo. Adesso così è... No, è orribile. Gabby si vuole prendere la birra da andare a bere al parchetto. Io mi sono già preparata la sigaretta, così conosciamo da qua, anche perché è un gusto disgustoso. E poi vediamo dove prendere il gelato per Gabriele. Quindi andiamo alla cassa a pagare. Ok ragazzi, allora siamo usciti dal sushi. In totale tutti e tre abbiamo speso 57 qualcosa, 57,80. Perché oggi lo you can eat, anziché costare 10 euro e... giusto? 10,99 euro? 12. Costava 14, però vabbè. In più abbiamo preso le grappette, che costavano 1,50 euro l'uno. In più abbiamo preso il... io ho preso il caffè, l'acqua, la Coca-Cola. E basta, perché non c'era niente fuori menù. Adesso Gabbo è entrato un attimino al bangladino a prendersi la birra. Non so se lo vedete. E poi... si prenderà il gelato, onestamente non so dove. Comunque adesso vi faccio vedere una panoramica di Piazza Carducci. Che birra ti sei preso? Una birra scura. Aspetta, cos'è? Come del... dovrebbe essere una dark, la... dovrebbe essere... ah, è del Perù. Appunto. Aspetta, no. Quant'è di gradazione? 14. Come? 5-6? Ah no, 5 gradi e mezzo. Avevo letto questo percentuale. Chissà cos'è? GP 14,75%. Boh, comunque non l'ha mai provato. Però è una birra del Perù ed è scura. E trovare birra scura a Torino è un'impresa. Come la stappi?
accendino? Va bene. Mi sembra giusto, adesso aspettiamo che valesca e vi faccio vedere un attimo una panoramica di quella che è Piazza Carducci qua a Torino e poi ci dirigiamo al parchetto. Gabriele è sazzissimo. Certo, ho mangiato come non so cosa, io lo dico sempre ogni volta di non prendere troppi piatti insieme. Lui continua a prendersi tipo una ventina di piatti subito. Oh, il portafoglio. Mettilo dentro. Ce la fai? Una mano sola. Comunque è strano. Posso farla cadere? È strano comunque sia tornare al sushi dopo mesi. Infatti il rullo non c'era, perché di solito c'è il rullo, però c'erano delle piantine, perché ovviamente è fermo, tavoli distanziati, però ci siamo trovati bene. Adesso andiamo al parchetto, che poi Gabriele si vuole prendere il gelato, appunto. Vabbè. Allora, questa più o meno la panoramica di Piazza Carducci. Là al fondo, giù di là, ci sono le molinette, l'ospedale. Di là poi c'è la gelateria che piace a Gabbo, dove c'è il kebabaro. E questa è la piazza. Siamo arrivati al parco. Che bello che è. C'è un'altalena, una sottospecie di altalena che è bellissima. Oi. No, pelusa. Sono tipo 1000 like, assicurati. È vero, pelusa. Eh no, perché io ho iniziato a fare... Ho aperto il canale YouTube a febbraio, poi c'è stata la quarantena. Vero, non l'avete più vista. No, l'ultima volta che l'ho visto è stata con... che c'era anche Nigga. No, vado io, ci metto 5 minuti a venire fino a qua. Ecco, quella è l'altalena. Dai, mentre voi vi riposate... Dove di solito si stravaccano. Va bene. Non ne ho mai notati quei terrazzi. Sì, sono belli. Sono tutti in scala. Beh, tranquillo qui. Ecco, c'è sto coso, una specie di altalena, dove di solito Gab, Val e Nigga si siedono, anzi si stravaccano e si ciondolano così. Ed è un fazzoletto. Vuoi pulirlo? Eh sì, lo avete dato. Va bene. Uno, aspetta. Adesso ci mettiamo a fare tipo gli adolescenti. Bravo, amore. Pulisci. Bravo il mio bimbo. Tieni. Ma perché la metti là? Perché io mi devo sdraiare nel mezzo. Sdraiati, dai. Facci no, vedere. Penso che non mi spingo. No, non ti spingo. Sì. Oh. Boh. Io sono contro sole. Adesso ci ciondola così per tipo 2 ore. Però io non so se avete fatto caso alla risoluzione e ai colori di questa telecamera, fotocamera. Comunque questa altalena è storica perché ci salivamo tipo in 6. Quando ero giovane. Quando eri Dove giovane. Ancora finisco. Finisci. Il momento della verità. Non mi si sono mai seduta su sta cosa. Oddio, muoio. Ah, oh, effettivamente non mi c'ero mai sdraiata prima. Super comodo, tra l'altro. Molto rilassante. Potrei anche addormentarmi in questo momento. Adesso aspettiamo Val, che è andato a prendere Pelusa, che è il suo cagnolino. Così poi ve la faccio vedere.
vi presento anche Pelusa, che fa parte del nostro gruppetto. Pelu! Topino. Pelu? Vieni, Pelu! Guardala! Amore! Fagiolina! Topina! Oh, ciao, amore! Non si è fatta la baby! Mannaggia, questa zampina! È morbidissima! Guarda che morbida! Quanti peli! Ma è caldo, cucciola! Si fa fare di tutto! Vedere quanto sei bella? Questa diva? Ma io ho provato a chiamarti, eh! È bellissima, un po' sembra un po' arrugginita, sembra un po' arrugginita però, sì. Però è bellissima, come cos'è, un palazzo, un condominio, è un condominio, pensate che roba, non l'avevo mai vista, bella però. Una giungla vivente. Allora, dunque, c'è stato un cambio di programma, nel senso che alla fine Gabriele il gelato non lo vuole più perché si sente pieno come un uovo, e anziché portarvi con noi a fare un giro in centro, visto che eravamo da queste parti, ho deciso di portarvi un pochino nel verde della mia città. E ho deciso di farvi vedere un po' il Parco del Valentino, che secondo me è uno dei parchi più belli di Torino in assoluto, ma veramente. E infatti siamo già qui, stiamo entrando adesso nel parco, qua c'è una fontana bellissima che adesso vi farò vedere. Cioè, vi rendete conto? Due bambini, vabbè. E quindi niente, vi voglio far vedere questo luogo che mi piace tantissimo di Torino. Vi faccio vedere un po' questo parco meraviglioso. Allora, come potete vedere, si inizia a intravedere il castello del Valentino. Purtroppo però è ancora chiuso, ma lo riapriranno. E qui poi si estende tutto il parco.
ragazzi, allora noi siamo tornati a casa, abbiamo già cenato, adesso Gabriele si sta preparando il baracchino e siamo arrivati alla frutta ciliegina. Stasera abbiamo mangiato un'insalatona, non l'ho finita tutta, vedete? Solo questa, quindi insalata, mais, olive nere, un cipollotto e un uovo sodo dentro. Giusto perché, anche perché fa caldissimo. Poi oggi mi sono ustionata con l'involtino primavera, c'è tutto il palato veramente ustionato. Comunque, niente, sono contenta anche oggi di essere riuscita a portarvi con me. Sono contenta che di avervi fatto vedere il Valentino, però poi appena riaprirà il castello ve lo voglio far vedere bene, tutto dentro, perché è meraviglioso. Però nel frattempo sto iniziando a portarvi sempre di più con me. Allora, quindi il video di oggi può anche finire qui, tanto Gabriele sta anche finendo di prepararsi il baracchino, anche perché siamo arrivati a casa ed è crollato dal sonno. Quindi ragazzi, non mi resta che dirvi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi giù al canale, lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, mi raccomando, molto importante, commentate, che anche questo, sottolineo e ribadisco, è importantissimo, anche perché mi permette di interagire con voi. Vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram e noi ci vediamo prestissimo con un altro divertentissimo, simpaticissimo video insieme. Vi lancio un bacione grande grande, ciao a tutti!